In maglia gialla sempre Van der Poel ai primi tre posti in classifica, due vincitori del Fiandre e uno della Sanremo. Il Tour 108 dopo una folle giornata di spettacolo e fatica affronta la prima tappa alpina numero 8 del programma. La Oyonnax de Grand Bornand di 150,8 km con 5 GPM, gli ultimi tre di prima categoria, l'ultimo è il Col de la Colombière che viene scalato per la 23esima volta e assegna secondi di bonus. Oltre 30 km di salita effettiva alle Grand Bornand nel 2018, Julian Alaphilippe mise la prima personale firma di tappa al Tour de France. Partenza sotto la pioggia a grande velocità, sarà una giornata all'insegna del maltempo e della battaglia. Ne faranno le spese in tanti, a partire da Geraint Thomas e Primoz Roglic, che si staccano già nei primi chilometri e giungeranno al traguardo con l'ultimo gruppo a 35 minuti e un secondo di ritardo, un plotone che risulterà infine composto di 87 corridori, per cui metà gruppo. Al chilometro 45 il bonus sprint fa il pieno Sonny Colbrelli, prende 20 punti, sale a 86 nella classifica per la maglia verde, sale in sesta posizione anche se Mark Cavendish è ancora molto lontano. E poi attacchi di qua e di là, va via un plotone di 18 corridori con dentro anche il nostro Mattia Cattaneo. Qualcuno va anche fuori strada, dal gruppo di testa prova quindi a fuoriuscire il danese Søren Krag Andersen, che viene però respinto, rimbalzato già dalle prime rampe di Col de Rom, la penultima ascesa di giornata. Sembra invece una cosa seria l'azione che prova il canadese della Israel Startup Michael Woods, che rinviene su Krag Andersen e lo lascia nettamente al palo. Arriva quindi il momento della resa per Mathieu Van Der Poel, era pressoché scontato quest'oggi un suo cedimento. E poi quello che forse nessuno invece si aspettava, l'attacco coraggioso a 30 km dal traguardo, a 3 dalla vetta di Col de Rom, da parte di Tadej Pogacar, il campione uscente del Tour. L'equadoregno Richard Carapaz prova a resistergli per qualche chilometro ma senza successo. In cima al Col de la Rom, 28 km alla conclusione, Pogacar, che ha recuperato un paio di minuti alla testa della corsa, ha già oltre un minuto di margine su Carapaz e gli altri uomini di classifica sono ancora più dietro. Si arriva così all'ultima ascesa, il Col de la Colombière, dove si completa la grande rimonta di Dylan Teuns, il belga della Bahrain Victorious, anche lui parte del gruppo di 18 che era riuscito quest'oggi ad emergere. Il magnifico Pogacar prosegue la sua cavalcata trionfale, una sorta di cronometro individuale, se è vero che in cima al Col de la Colombière è andato a riprendere Woods e Izaguirre, che avevano circa 3 minuti di vantaggio su di lui all'inizio della salita. Sopravvive alla grande, alla furia di Pogacar, però Dylan Teuns, che si impone per distacco per la seconda volta in carriera al Tour de France, dove aveva già colpito nel 2019. Non prende i secondi di abbuono per la terza piazza Tadej Pogacar, che chiude quarto a 49 secondi, ma ha preso 5 secondi di bonus extra in cima al Col de la Colombière e può essere sazio e soddisfatto. Questo è Wout Van Aert, che chiude, guardate, a 5,46, però conserva il secondo posto in classifica. Sul gruppo di Carapaz, che è stato poi ripreso dagli altri uomini di classifica, Pogacar quest'oggi ha guadagnato, a buoni compresi, 3 minuti e 25 secondi. Ha perso quasi 19 minuti Giuliano Alaphilippe, l'ex ormai maglia gialla Van Der Poel è giunto a 21,48 e con lui c'era anche Vincenzo Nibali. Si batte il petto e ne ha tutte le ragioni Tadej Pogacar, che naturalmente conserva anche la maglia bianca di miglior giovane, pensate un po', comanda questa classifica con 5 minuti su David Godù, ma soprattutto logicamente comanda in tutti i sensi la classifica generale. Van Aert ha conservato la seconda posizione ma è già a 1,48. Tutti gli altri rivali di classifica, a partire da Lutsenko, con ritardi superiori ai 4 minuti. Da registrare Wout Poels, l'olandese della Bahrain Victorious, a completare una grande giornata per il team che è entrato in possesso della maglia a pois di leader della
classifica riservata agli scalatori. Da segnalare anche Mattia Cattaneo, che è giunto quest'oggi nono con un ritardo di 4 minuti e 7 secondi, anche il migliore dei nostri in classifica, 19esimo a 12:39. Avete visto il profilo altimetrico della seconda e ultima tappa alpina? Si arriva a Tignes, una lunghissima ascesa finale di oltre 21 km e un logico scontato favorito che si chiamerebbe Tadej Pogacar.